e il 1904 nasce la Federazione Internazionale di Football, la FIFA. Solo un anno dopo si prova a organizzare il primo mondiale. Lo vorrebbe organizzare la Svizzera e naturalmente funziona a inviti. Non ha un gran successo questa cosa degli inviti e alla fine aderisce solo una federazione. Con una viene difficile fare il mondiale, dunque non si fa il mondiale. Questa storia del mondiale resta parcheggiata nei cassetti della FIFA per un po', anche perché è un periodo in cui lo sport viene comunque celebrato ogni 4 anni, allora come adesso, dalle Olimpiadi, e viene battezzato il torneo olimpico calcistico come la più importante kermesse per quanto riguarda il football. Nel 1929 però qualcosa cambia e la Federazione Internazionale ci riprova anche perché comincia a diventare difficile gestire il criterio del dilettantismo che ispira i giochi olimpici con i mondiali di calcio, comunque con una competizione calcistica dove i professionisti cominciano a essere numerosi. E a Barcellona, il 18 di maggio del 1929, viene decisa l'assegnazione del primo campionato del mondo. Sono tante le nazioni che hanno fatto richiesta, ma il campionato del mondo viene assegnato all'Uruguay. L'Uruguay, perché l'Uruguay? Nel 1929 per il 1930. Essenzialmente per 3 motivi. Perché l'Uruguay nel decennio, ma anche qualcosa in più, diciamo nei 3-4 lustri precedenti, ha rappresentato probabilmente su scala planetaria, viste le proporzioni veramente minuscole del paese, quanto di meglio sotto l'aspetto della crescita civile, sociale, delle arti. L'Uruguay è battezzato la Svizzera del Sud America sotto 1000 aspetti, tra cui quello calcistico. Il calcio esportato dai maestri inglesi sul finire dell'Ottocento, sulle rive del Rio della Plata, insieme naturalmente alle stoffe pregiate e alla ferrovia che gli inglesi portarono da quelle parti, il calcio diventa veramente oggetto di culto, se ne innamorano sul Rio della Plata da una parte e dall'altra, dalla parte di Buenos Aires e dalla parte di Montevideo. E particolarmente a Montevideo, in Uruguay, la cosa non solo piace, ma crea uno sviluppo del gioco importantissimo, al punto che, siamo nel 1929 come detto, il decennio che si va a concludere ha visto la nazionale uruguagia già vincere per 6 volte la Coppa America di appunto campione delle Americhe, il titolo continentale, e trionfare alle Olimpiadi di Parigi del 24 e di Amsterdam del 1928 contro tutte le formazioni olimpiche più accreditate del pianeta. Questa cosa automaticamente porterà i mondiali in Uruguay nel 1930, mondiali che poi, come vedremo, porteranno alla chiusura del cerchio con il trionfo di quella che probabilmente, visto il periodo di tempo così limitato nel decennio, può essere individuata come la più forte nazionale di tutti i tempi. Per l'Uruguay il mondiale del 1930, tra le altre cose, è anche un'occasione, perché I tempi dei fasti degli anni 10, dell'inizio degli anni 20 sono ormai lontani. L'Uruguay è in declino sotto tutti gli aspetti, soprattutto sotto l'aspetto economico, a maggior ragione dopo la grande crisi economica mondiale del 1929. Il mondiale può essere un'occasione per ripartire, per rilanciarsi, tra le altre cose. Il mondiale è stato assegnato all'Uruguay per il 1930, anche perché il 1930 è un anno importante, perché si celebra il centenario della Costituzione uruguagia e della indipendenza dell'Uruguay. E infatti viene costruito uno stadio appositamente pensato per l'occasione, lo stadio del centenario, ancora oggi in piedi. E questo stadio, nel cuore di Montevideo, è l'unico stadio vero e proprio. È uno stadio che può contenere 85.000 spettatori, ma poi, come vedremo, ce ne saranno molti di più. Il mondiale si gioca tutto a Montevideo, ma negli altri stadi in realtà vediamo che va in scena un altro tipo di location, perché in realtà si tratta più di campi che di stadi. Lo stadio del centenario invece no, è qualcosa di particolarmente importante. Il torneo, come detto, è a inviti. Partecipano tutte le squadre americane del Sud America e anche del Nord America con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Europa, qui abbiamo un po' di problemi. Allora,
Inghilterra e Scozia, neanche a parlarne, loro sono i più forti, non si mescolano con nessuno, ai mondiali non ci vengono. L'Austria e la Cecoslovacchia, che rappresentano formazioni importanti in quel periodo, non partecipano perché si tratta di convincere i rispettivi club che pagano i calciatori che i calciatori devono andare a giocare gratis anche a rischio di mettere le loro gambe a repentaglio. I club non vogliono, le federazioni austriaca e cecoslovacca non intendono andare contro i club, quindi Austria e Cecoslovacchia non vengono. L'Italia non partecipa e, come al solito, tutto ciò che riguarda l'Italia ha sempre un alone di mistero, di detto e non detto. Ancora oggi, a distanza quasi un secolo da quel mondiale, non si sa esattamente perché l'Italia non partecipi. Dicono che in realtà era qualcosa di connesso al fatto che già da anni prima, in Argentina e in Uruguay, i maggiori club italiani si sono presentati per sottrarre, col giochetto degli oriundi e del doppio passaporto, i più importanti campioni al calcio sudamericano, e questa cosa non va particolarmente giù. Comunque sia, l'Italia non va in Uruguay e poi, 4 anni dopo, l'Uruguay non andrà in Italia. Alla fine, quindi, le squadre europee che partecipano non sono moltissime, sono esattamente 4, e sono la Francia, il Belgio, la Romania e la Jugoslavia. Francia, Belgio e Romania raggiungono Uruguay col piroscafo Conte Verde insieme ad altre persone, naturalmente, perché è un piroscafo transatlantico dove ci sono le tre classi, come tutti i piroscafi dell'epoca, e insieme a Jules Rimet, il presidente della FIFA, e alla Coppa, che si sposta, viene creata da un orafo francese e si sposta verso l'Uruguay. E quindi ci sono queste tre nazionali, l'Jugoslavia partecipa partendo da un altro porto su una nave differente, che solcano i mari per andare dall'altra parte. Badate bene che questa non è la prima volta, perché addirittura nel 1914, quindi 16 anni prima, il Torino e la Pro Vercelli si resero entrambi protagonisti di una storica tournée in Sud America, Argentina e Brasile, naturalmente originata da una infinita traversata in nave. Quella fu una traversata particolarissima perché al ritorno della tournée moltissimi dei calciatori di Torino e Pro Vercelli furono direttamente trasportati dal porto di arrivo al fronte, perché nel frattempo in Europa era scoppiata la guerra. Ma questa è un'altra storia. Torniamo nel 1930, dunque cominciano i mondiali, è luglio ed è il luglio più freddo degli ultimi anni. È inverno attualmente in Uruguay, molte partite si giocano sotto la neve. I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will. Oh, you made your kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cook my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot. Il mondiale si sviluppa secondo le previsioni. Le favorite sono Uruguay e Argentina, che si sono incontrate numerose volte negli anni precedenti, soprattutto a ridosso o addirittura in finale di Coppa America, e hanno vinto molto spesso gli uruguaggi, quasi sempre. Le favorite dunque sono Uruguay e Argentina, e tutto congiura affinché entrambe le squadre arrivino a giocarsi la finale. Ora, capite bene che i motivi della rivalità tra uruguaggi e argentini sono infiniti, a partire dal territorio il territorio uruguaiano nasce trovandosi da cuscinetto tra l'Argentina e il Brasile, e spesso è lo stesso Uruguay che deve assorbire in qualche modo o subire le invasioni brasiliane che tendono a cercare di occupare i territori argentini, tant'è che Montevideo nasce proprio come roccaforte a difesa del Rio della Plata, sul quale si affaccia. Già, il Rio della Plata, e si affacciano sull'estuario del Rio della Plata Montevideo e Buenos Aires. In realtà non si guardano le due città, perché sono in realtà così: di fronte a Buenos Aires c'è Colonia in Uruguay, però ciascuna sa perfettamente della presenza dell'altra, e la rivalità si alimenta per mille cose: si alimenta per motivi economici, si alimenta per motivi di lavoro, si alimenta per motivi naturalmente di sport calcistici, e poi si alimenta per la cosa probabilmente che più di tutte fa andare in bestia le due sponde, una più dell'altra. Ma il tango, chi lo ha inventato?
Questa è una storia che ha tutte le caratteristiche di una rivalità sportiva, anche se in realtà ci si contende un altro tipo di trofeo di natura musicale. La paternità del tango. Su una cosa convengono tutti: il tango è Rio Platense. La domanda è: quale sponda del Rio della Plata? La sponda uruguaiana o la sponda argentina? Siamo tutti abituati a sentire dire tango argentino e diamo quasi per scontato che il tango nasca lì. Ma la storia non è esattamente questa. Perché in realtà, dalla loro parte, gli uruguagi possono presentare, come si dice, i documenti. Hanno un nome, un cognome e hanno una data. La data è il 1916. Ed è il momento in cui uno studente di Montevideo, che si dilettava di composizione musicale, compone appunto il primo tango riconosciuto e codificato della storia. Se da una parte è difficilissimo ripercorrere tutte le tappe che codificano un genere musicale, perché specialmente in questo caso parte dagli afrodiscendenti e si perde nei vari rivoli della musica popolare, però questa data, 1916, sancisce proprio il momento esatto in cui il primo tango vede la luce. Questo studente, uno studente di architettura soprannominato El Bejo, lo ha composto, e già dal titolo questa cosa è chiara, riferendosi a un circolo studentesco che si riuniva, guarda caso, al Club Nacional de Football. Quindi è un qualcosa che ha molto a che fare con il calcio uruguaiano in particolare. Questo circolo studentesco si chiamava La Comparsa, che poi, casualmente, è lo stesso nome che hanno i danzatori e i musicisti che aprono il Carnevale di Montevideo, probabilmente il secondo più partecipato al mondo dopo quello di Rio de Janeiro. Ecco, questo studente compone un brano che è rimasto nella storia come la comparsita, appunto da comparsa, che era il nome di questo circolo studentesco. Quindi in realtà la sponda argentina ha poco da controbattere rispetto a un qualcosa di così inequivocabile, eppure nonostante questo, questa disputa che ormai ha superato il secolo di vita continua ancora oggi. Da una parte perché a un certo punto è arrivato il portegno Astor Piazzolla a prendersi la scena con il suo bandoneon e da quel momento in poi l'icona del tango è stato lui, l'argentino. È un po' perché nel tempo il fiorire delle milonghe nella parte, diciamo, periferica di Buenos Aires rispetto al fatto che invece a Montevideo si soleva danzarlo per strada, fatto sì che insomma, fiorisse una scuola di tango molto più legata all'area argentina che a quella uruguaiana. Però la paternità ufficiale non possiamo che darla all'Uruguay. E a volte questa disputa ha assunto anche contorni feroci. Pensiamo per esempio alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, quando la delegazione argentina si presentò al ritmo della comparsita, creando un vero e proprio incidente diplomatico. Doveva intervenire addirittura l'ambasciatore argentino per sedare, per placare gli animi degli uruguaiani inferociti da questo che ai loro occhi era a tutti gli effetti un furto in una cerimonia ufficiale così importante come l'apertura delle Olimpiadi. E alla fine arriva la finale. Arriva questo 30 luglio del 1930. 37-30. Diciamo che non è una giornata semplicissima per nessuno. Questo già lo si capisce dai giorni precedenti. Ma la situazione comincia a complicarsi quando a un certo punto i battelli non entrano più nel porto. Sì, perché ci sono decine di migliaia di portegni di Buenos Aires che cercano di raggiungere Montevideo con o molti senza biglietto, con tutti i mezzi. È al punto che i piroscafi, i battelli, sono talmente numerosi che si ingorga il Rio della Plata e quindi l'ingresso al porto di Montevideo. In un modo o nell'altro, stimati 30.000 di tifosi dell'Argentina si ritrovano a Montevideo. I biglietti a loro disposizione sono stimati in un numero non superiore a 20.000. Quindi ci sono 10.000 tifosi dell'Argentina mescolati ad altre decine di migliaia di tifosi dell'Uruguay che vagano per le strade di Montevideo. Diciamo che
il clima non è particolarmente amichevole, al punto che durante le continue azioni di perquisizioni preventive della polizia uruguaiana vengono sequestrati bastoni, revolver, pietre di ogni forma e peso, e al punto che l'arbitro, il belga, non se la sente di arbitrare. Alla fine, per convincerlo, oltre a un robusto cachet, gli devono garantire un'assicurazione sulla vita, una scorta personale che immediatamente a fine partita lo trasporti al porto, dove verrà imbarcato subito su una nave che lo faccia andare il più lontano possibile dal rio della Plata. Tutto ciò comporta un ritardo di quasi un'ora rispetto all'inizio della partita, anche perché problema del problema, a un certo punto, quando tutto sembra pronto, si crea il problema del pallone. Sì, perché tecnicamente il pallone lo porta la squadra di casa, ma gli argentini non ne volevano sapere di giocare col pallone gli uruguaiani, e viceversa. Questa cosa del pallone non è una cosa da poco, nel senso, non è indifferente il pallone argentino rispetto a quello uruguaiano. Quello argentino è molto più leggero e si adatta perfettamente al modo di giocare molto più tecnico e più frivolo degli argentini, appunto. Quello uruguaiano è un pallone più pesante, più robusto, perché gli uruguaiani sono abituati alla lotta in mezzo al campo. È un tipo di giocare, sì, molto sudamericano, ma anche molto caratterizzato da lotta e tattica, perché attenzione, perché la tattica poi vincerà la partita. Comunque sia, si comincia col pallone argentino e il primo tempo finisce clamorosamente con l'Argentina in vantaggio per 2-1. C'è un po' di paura tra i padroni di casa, che non mettono in conto proprio di perdere proprio oggi contro l'Argentina, in casa loro, la finale dei mondiali. La ripresa però è tutto un assalto degli uruguaiani, che alla fine portano a casa il mondiale per 4-2, chiudendo un decennio di vittorie irripetibili. Rispetto alle Olimpiadi del 24, che iniziarono l'epopea internazionale, le Olimpiadi vinte appunto l'Uruguay del 24 e poi bissate delle Olimpiadi del 28, rispetto a quella squadra del 24, quest'oggi, il 30 luglio del 1930, i campioni uruguaiani in campo sono 4. José Nasazzi è un capitano, viene ritenuto il miglior capitano di tutti i tempi, con un accenno di esaltazione ovviamente tipico anche rispetto al periodo. È un condottiero, è uno di quelli che riteneva che alla squadra, sul piano della motivazione, dovesse parlare lui e non l'allenatore. L'allenatore dava le disposizioni tecnico-tattiche, poi alla squadra parlasse lui. José Nasazzi di mestiere faceva il tagliatore di lastre di marmo. Poi c'era Andrade, un nero molto bello, famosissimo più per le sue performance da ballerino e da frequentatore dei night, che per quello che faceva in campo all'inizio. Poi si ribaltarono le cose, perché il campo fece vedere veramente numeri d'alta scuola. E poi c'era Scarone, Ettore Scarone, probabilmente il più grande di tutti in quegli anni. Faceva il postino Ettore Scarone, ma era uno di quelli che la palla te la nascondeva per poi farla riapparire e andare a far gol o mandare in porto un compagno. E poi c'era Cea. Cea era uno di quelli che potrebbe essere definito un gregario, ma quei gregari che servono dappertutto e che ti ritrovi in tutte le porte del campo, al punto che in quei mondiali Cea, il gregario, nella vita trasportatore di ghiaccio, segnò ben 5 reti. Questi erano coloro i quali alzarono quella coppa dopo aver conquistato la medaglia d'oro del 1928 nel 1924 alle Olimpiadi. Mancava, per ragioni anagrafiche, il più grande di tutti, che la storia ci dice essere Pendibene, che aveva già smesso di giocare. Ma questa è un'altra storia, probabilmente un'altra leggenda.